Buongiorno cari amici, questo è un video in collaborazione col gruppo di Facebook Le ragazze di YouTube che è gestito da Marianna MK89, una ragazza napoletana molto, diciamo, nota qui su YouTube, è molto carina, brava. E questo qua è un video che ritratta del make-up, il make-up per tutte le feste. Vi lascerò nell'info box tutti i link delle ragazze partecipanti a questa collaborazione. E partiamo subito. Innanzitutto devo fare una premessa, che io non sono brava a truccarmi, l'ho fatta tanto per gioco, per divertirci, per partecipare a questo video. Allora, partiamo subito. Io già prima ho messo la crema, ho fatto la skincare e tutto. Io parto non dal fondotinta, ma dal cancelletta, dal correttore. Uso questo qua di Maybelline, lo 07 Sand. Allora, partiamo subito. Lo metto qui per quello che può fare, tutte le occhiaie che ho e anche dove ci sono i brufoletti. Lo spalmo con le mani perché così sono più veloce. Ora, non ho un primer per occhi perché mi è terminato, metterò questo per fissare gli ombretti. Va bene. Subito dopo utilizzo il fondotinta e uso questo qua di Essence Instant Perfect nella colorazione 60 Crazy Caramel, con cui mi trovo benissimo e lo sto ultimando. Lo metto qui sul palmo della mano e lo stendo con una Simil Beauty Blender, che non è Beauty Blender, comprata dai cinesi, ma lo sto usando per la prima volta con voi, molto morbida. Mi piace un sacco, si potrebbe utilizzare anche umida, ma io per pigrizia veramente non l'ho mai utilizzata umida. Io faccio in fretta così che la utilizzo da asciutta, però credo che da bagnata dovrebbe crescere un pochettino, non lo so di che dimensione. Allora metto questo fondotinta. Non fate caso come mi trucco perché vi sto dicendo che è un esperimento, una cosa per divertirsi, non sono bravissima. Veramente no, non sono proprio brava, non è bravissima. Va bene, allora io come palette uso questa qua, la First Love di Clio. Non ho tanti ombretti attinenti alle feste, dorati, così, gold, ho questi. E credo di fare un smokey eyes. Allora, innanzitutto parto subito nel colore base Bartel Cap. Questo qua, questo panna, e lo metto in tutto l'occhio, in tutta la palpebra, che poi c'è il pennellino, forse un po' sporco, e lo metto tutto qui, e lo metto qui. Poi con questo cellulare non è che mi viene bene a truccarmi ancora di più perché io mi trucco in bagno e ho lo specchio grandissimo, è un'altra cosa. Perciò scusate se ci saranno tantissimi errori. Poi credo di utilizzare Gotham, questo qua che è un grigio molto scuro, non è un nero preciso. Diciamo nella palpebra mobile lo metto. Mamma mia. Mamma mia, che cosa mi sta venendo un po' stucchio. Ecco, io non sono cosa di usare neanche ombretti molto scuri perché combino un pasticcio. Un pasticcio, mamma mia, pazienza. Io poi sono sempre di mia premura nel fare le cose e perciò qui viene l'occhio più colorato e là no. Ma vabbè, tanto non sono una make-up artist. Allora, poi utilizzo il coso, l'eyeliner. Ci sarà da ridere quando metterò ste lane perché io sono una frana. Lo metto solo per fare la codina un po'. Qui utilizzo questo qua di Essence Liquid Ink, questo waterproof. Ho
Piccola, piccola. Basta. Poi utilizzo il mascara. Ora in utilizzo c'ho questo qua della L'Oreal Volume Millions, che non è granché, però lo devo ultimare. E diciamo che non fa neanche le ciglia tanto lunghe e tanto forte, però pazienza. Le cose cominciate si finiscono, i prodotti. Poi, come metto la cipria e in uso ho questa qua, la Stay Matte di Rimmel. Prendo un altro pennello. E utilizzo questo qua che è un pennello di Essence. Va bene. Poi utilizzo un pochino di bronzer. Questo qua di Wycanoth che è buonissimo. Veramente mi trovo bene. Aspettate come si apre. E lo metto sempre con lo stesso pennello. E faccio, diciamo, una specie, ma manco di, non so il termine come si chiama, è un bronzer per dare un pochino di colorito. Va bene. Poi posso utilizzare il blush, questo qua della collezione di Wycon, Fruity Fruit, come aiuti fruit alla frutta. E ha queste colorazioni più chiare e più scure. E lo metto un po' qui perché è anche molto forte. Va bene. Poi utilizzo la matita per occhi. Credo di utilizzare allora. No. Questa qua di Avon, che mi trovo benissimo, questa scura. Questa qua. Il nome Blackout è della linea MAC di Avon. E mi trovo proprio divinamente. Oh, mi sono macchiata perché è molto, molto pastosa. Va bene. Poi utilizzo un illuminante. Allora, l'illuminante io adoro questo qua, Goldest of Love di Make Up Revolution. Questo qua, infatti, gold, color oro. Lo metto qui e lo metto qui. E un po' qui e un po'. Madonna. Allora. Infine utilizzo il rossetto liquido. Metto, anche se non ce ne fosse bisogno, la matita contorno labbra. Questa qua, che poi non c'entra niente con il rossetto liquido, però uso questa qua, uso sempre questa qua di Essence, che è la numero, è la Soft Contouring. Il nome non c'è. Boh. Comunque questa colorazione è color rosa, nude. Va bene. Poi come rossetto liquido io ho comprato questo della nuova collezione di Wycon, quello metallizzato, che mi piace un casino, veramente tanto. E uso questo qua, il Red. Diciamo che è un make-up per le feste, diciamo, più serale questo rossetto. Si deve mettere bene. Non so se l'ho messo benissimo. Comunque, i capelli non c'è bisogno che me li sciolgo perché tanto è, diciamo, il make-up
Chi si deve vedere? Questo è il mio semplice e un po' pasticciato make-up che ho fatto. Va bene, ragazze, per me il video è terminato. Vi ringrazio di avermi seguito e vi raccomando di andare a vedere anche gli altri video delle altre ragazze. Ciao, a presto!